Buonasera. Ma se è un peccato che sia finito, no. No, vabbè, certe volte uno dice, no, io poi che sono attaccato, studio parecchio le statistiche, le cose che mi fa piacere, per carità. E con questo abbiamo fatto 9 punti. 9 punti significa che sono il 17% dei risultati, dei punti conquistati. Facciamo la percentuale, 53 ne abbiamo, il 17% l'abbiamo conquistati. Grazie sempre a questo impegno dei ragazzi che hanno messo tantissimo sacrificio. È vero che in un momento della partita loro in 10, noi in 11 abbiamo sofferto, hanno trovato il pareggio, e siamo stati bravi a risistemarci e a trovare un buon equilibrio, e poi fare sempre 5 gol non è facile. Quella è una stagione dove abbiamo fatto il massimo espressione di gol, è arrivato a 4, quindi ero contento, non mi nascondo l'emozione quando il ragazzo della Beretti bene in casa ha sfiorato il gol. E quando poi metti dentro un ragazzo che hai visto crescere e si concretizza magari il gol, il sogno anche stesso del ragazzo di Catanzaro che va a realizzare una rete al Ceravolo, è importante. Il sacrificio di tutto quello che fa il presidente per questa società, nel settore giovanile, per il responsabile del settore giovanile, per il direttore, per noi gli addetti ai lavori, è il frutto di tutto quello che si semina durante questi 4 anni, 5 anni di Catanzaro, targato Cosentino. E adesso inizia un'altra storia, una storia che ti vedrà protagonista in prima persona, insomma, l'abbiamo già detto ieri, insomma, l'emozione, la responsabilità, però inizi bene con questi 5 gol, insomma, anche nei confronti del pubblico. Ah, quella a prescindere dai 5 gol dobbiamo stare sempre, questi campionato è finito, lo archiviamo, siamo contenti, volevamo congedarci dal Ceravolo con un risultato utile, con una buona prestazione, è stata fatta in momenti al termine della partita della gara, però siamo contenti di questo. Poi cominciamo l'anno successivo, la stagione successiva, sempre facendo, come dicevamo l'altro giorno in conferenza stampa pre-Lupa Roma, e facendo un centimetro alla volta, oculando tutti i passi che faremo senza cercare di sbagliare meno possibile, perché soltanto chi opera è soggetto a sbaglio, chi non opera ovviamente ad errore, chi non opera non può sbagliare ovviamente, quindi noi cerchiamo di stare sempre con i piedi per terra come siamo stati fino ad ora. Visto che lei è molto attento alle statistiche e ai numeri, questa è la prima stagione dell'era del presidente Cosentino in cui nessuno dei calciatori arriva quantomeno a 10 reti, è mancato questo forse quest'anno rispetto agli altri anni? Ma questo ogni stagione giustamente ha una chiave di lettura, uno studio diverso, ci sono stati molti avvicinamenti in questa stagione, l'annata l'abbiamo vissuta insieme quotidianamente, quindi sappiamo quello che è successo, e è chiaro che non bisogna più parlare di questo, soltanto serve mettere da parte l'esperienza maturata in questa stagione e cercare appunto di non ripetere, se ci sono stati errori che abbiamo fatto, il primo io a non ripetere l'errore. Cosa ti senti di promettere per l'anno prossimo ai tifosi del Catanzaro che insomma aspettano anche con impazienza quello che potrà essere il Catanzaro del 2015? Mi sento fortemente di dire al tifoso catanzarese il grandissimo impegno per la famiglia Cosentino, per la maglia giallorossa, per la piazza di Catanzaro, grandissimo impegno. Vivo per questa maglia, quindi io cercherò di dare il massimo del lavoro, come è stato fatto sempre da allenatore in seconda, ora con una responsabilità maggiore. Se prima stavi 8 ore a lavorare, raddoppio la dose. Mister, la fascia da capitano a Russotto è un'investitura? Russotto è un giocatore importante, ma non perché è anche un momento di maturità del ragazzo, quindi un ragazzo che sta qui da 3 anni, è un giocatore che anche lui è cresciuto parecchio in questo ambiente, è apprezzato dalla tifoseria, in questo momento era assente Giampà, e la fascia di capitano l'abbiamo data a lui. Così Giampà, lo vuoi ancora in campo per l'anno prossimo?
Giampà fino a quando sta bene, 20 Giampà dovrebbero esserci, quindi fino a quando sta bene può giocare. Grazie. A quando è? Sta a disposizione. Grazie Massimo. Grazie a voi, buonasera.